150 ragazzi delle scuole superiori di Napoli e provincia hanno vestito per un giorno i panni degli eurodeputati e simulato nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino una seduta del Parlamento europeo. Ad organizzarla è la Fondazione Culturale Model European Parliament Italia, nata nel 96 a Modena per educare i giovani alla cittadinanza europea. Il progetto si ripete annualmente promuovendo momenti di aggregazione tra gli studenti che, divisi in 10 commissioni, si sono confrontati come veri e propri parlamentari. Ragazzi di terza vestono i panni dei delegati del Parlamento europeo, sono divisi in commissioni, preparano nei giorni precedenti a questo, hanno preparato durante i loro lavori di commissione delle risoluzioni che vengono poi oggi e domani discusse in assemblea, quindi ascoltate dagli altri e valutate. E poi consente loro di scambiare conoscenze nelle modalità non consone, cioè nelle modalità che non sono tipiche della scuola. Infatti noi diciamo che il progetto è ispirato al principio della peer education, cioè l'educazione alla pari, i ragazzi, che i cosiddetti chairman, che hanno pochi anni in più rispetto ai delegati, li aiutano e li coordinano nello svolgimento dei lavori di commissione, cioè sono dei coordinatori delle conoscenze. La sessione è stata presieduta da universitari che hanno partecipato alle precedenti edizioni del progetto ed ha visto la presenza degli assessori all'istruzione Anna Maria Palmieri e alle politiche giovanili Alessandra Clemente. Una ricetta ottima, che è quella di costruire la consapevolezza attraverso il fare, la cittadinanza con gli strumenti che usa il Parlamento e che in generale vengono usati dai governi. Lo strumento cioè della decisione politica, della discussione sulla decisione politica e dell'orientamento a una visione del mondo e della città. Le giovani generazioni devono diventare visibili, siamo una generazione visibile e questa esercitazione parlamentare è la prova che ci sono tanti ragazzi che vogliono con coraggio mettersi in campo, sono appassionati dalla politica, non sono spaventati dalla politica e concepiscono come me personalmente il fare politica come mettersi a disposizione della polis, come un vedere le cose della propria città, del luogo dove abiti che non ti piacciono e decidere di fare qualcosa per cambiarle.